nessuno. Allora, i prossimi tre punti all'ordine del giorno sono l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale, approvazione del regolamento comunale per i referendum consultivi e approvazione del regolamento cimiteriale. Io li tratterei tutti insieme, nel senso che passerei la parola all'assessore Bassi, che ha seguito i lavori delle commissioni. Devo dire che questo, tra l'altro, noi avevamo nei punti programmatici del nostro programma di governo la revisione di diversi regolamenti. Questo è un primo passo verso questo punto programmatico. È vero che magari non sono regolamenti che cambieranno l'amministrazione di Osimo, però è vero anche che stiamo cercando nel nostro piccolo di mettere ordine in tutte queste cose. Dunque, ringraziando per il lavoro svolto, chiedo già alla Commissione di lavorare per un altro problema, per un altro regolamento che sapete che al quale ci teniamo tanto, che riguarda il regolamento dei cani e tutto ciò che ne consegue, con i problemi che purtroppo si creano all'interno del paese. Sicuramente non è il problema principale di Osimo, il problema dei cani, ma è comunque suscita una certa sensibilità, visto anche gli sforzi fatti dall'amministrazione per tenere in ordine e pulito il nostro piccolo centro. E per questo avete visto che, tra l'altro, devo dire, non su una mia sensibilità, ma sulla sensibilità del vice sindaco, il quale ha premuto perché lo facessimo una lettera di sensibilizzazione. E devo dire che molta gente ha apprezzato questa lettera. Dopo bisogna vedere se poi nel concreto anche se qualcuno si sta muovendo, devo dire. Ecco, sono tutti piccoli interventi per fare del nostro paese, non dico un fiore all'occhiello della Valle Camonica, ma per cercare di tenere bene quel poco che abbiamo. Ecco, tutto questo ordine che vogliamo mettere è proprio in quest'ottica. Le aspettative sono tante, la voglia che ci mettiamo è veramente tanta. Tra l'altro so che anche il vice sindaco mi hanno detto che ha fatto tutta la sua via di spazzamento della strada, e questo sicuramente è un esempio di questo che viene dato atto. E quindi sono piccole cose per rendere un po' più carino il nostro e più accogliente, sì, prima di tutto per noi stessi e per la nostra gente, e poi anche per i visitatori, sì, anche per i turisti che vengono, per renderlo un po' più carino. Ecco. Dunque, scusatemi se mi sono permesso, di fare questa breve introduzione, però adesso passo la parola a Roberto Bassi, che ha seguito i lavori di queste economie. Grazie. Forse la persona più indicata è la Presidente della Commissione, e aggiungo solo due parole al Sindaco, e poi giro la palla al Presidente. Questi tre regolamenti che approdano, diciamo, per primi al Consiglio Comunale rispetto a tutta una serie di documenti che appunto avevamo individuato come importanti per sistemare, diciamo, l'importazione regolamentare comune, ci riguardano appunto il funzionamento del Consiglio Comunale, la partecipazione popolare, quindi il discorso del referendum, e il regolamento cimiteriale per quanto riguarda appunto il decoro soprattutto dei nostri cimiteri, che questo qua è un aspetto sul quale la nostra gente è molto sensibile. E, diciamo, il discorso del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale si è tenuto per anni senza
regolamenti, per cui poteva sembrare un regolamento superfluo, non indispensabile, ma come pure discorso del referendum esiste già un regolamento approvato, per cui sembrerebbe che ci stiamo occupando di temi di poco interesse, di poco valore. In realtà è proprio quando non c'è un'urgenza impellente di trattare certi temi che vanno stabiliti, ha stabilito la provincia normativa, senza l'assillo di avere per esempio una richiesta di referendum sopra piuttosto che dei contratti in consiglio comunale dei quali si deve normare il sistema per dirigerli con l'impellenza di un caso specifico. Per cui sono d'accordissimo col Presidente che ha voluto portare questi regolamenti all'esame della Commissione e quindi sono i primi. Dopo ci sarà il discorso della trasparenza rispetto ai beni e ai redditi degli amministratori, tema che questo molto, molto sensibile in questo momento ed è giusto che lo si affronti. Noi l'avevamo indicato tra le nostre, tra i punti del nostro programma di governo. In questo periodo, anche a livello nazionale, è stata varata una normativa che va in questo senso, appunto nel rendere pubblici, nel rendere disponibili i dati relativi ai compensi degli amministratori. Per cui ci sarà questo regolamento, ce ne saranno altri appunto che riguardano alcuni aspetti del piano di governo del territorio, ce ne sono almeno tre che andranno esaminati nel breve, diceva il sindaco 29, quindi restando nei 5 mesi dalla sua adozione, verrà pubblicato la delibera di approvazione definitiva del PCT sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e quindi da quel momento il nostro PCT vedrà piena applicazione. Ci sono degli aspetti da normare, lo faremo per più regolamenti. Per cui diciamo che rispetto al lavoro svolto dalla Commissione, sul quale magari ha fatto parola anche il Presidente, e che ha portato questi tre primi regolamenti, c'è una legittima soddisfazione, ma se vogliamo entrare proprio con due parole o due sugli aspetti dei regolamenti, del Consiglio Comunale ne abbiamo parlato, del regolamento per il referendum sostanzialmente si tratta di una semplificazione rispetto al regolamento approvato dalla precedente amministrazione con molte riserve e contrarietà da parte di chi ai tempi stava all'opposizione, in quanto era un regolamento molto complesso, molto farraginoso, che poteva comportare il blocco della procedura in qualsiasi momento o comunque una grossa difficoltà per i promotori di questa consultazione referendaria da parte di chi aveva in mano il potere sostanzialmente, per cui c'era questa commissione tecnica, c'era la possibilità di facilitare la data del referendum, non c'era delle certezze sulle convocazioni, cioè. Abbiamo voluto sfoltirlo di molto, renderlo più possibile aperto e facile per quanto riguarda la presentazione. Abbiamo tolto il discorso della necessità di raggiungere il quorum del 50% di uno, perché essendo un referendum consultivo nel quale anche una vittoria schiacciante dei proponenti, comunque il Consiglio Comunale ha l'ultima parola sulla decisione, è chiaro che una decisione contraria all'esito del referendum è una grossa responsabilità del Consiglio, ma questo è previsto
statuto, non aveva senso quindi tenersi la necessità di raggiungere un quorum, quindi abbiamo eliminato anche quello e sostanzialmente si è andati proprio nella direzione di agevolare il più possibile la partecipazione popolare anche con il discorso referendum. Avremmo potuto, visto che il regolamento era stato approvato dalla precedente amministrazione con la nostra contrarietà di allora, tenerlo buono, veniva a vantaggio di chi sta da questa parte del tavolo adesso, ma come dicevamo prima, è meglio le regole dovrebbero essere fatte indipendentemente dalla posizione di chi diciamo regge il pallino nel momento in cui vengono approvate. E quindi abbiamo voluto, anche contro il nostro interesse spicciolo del momento, approvare un regolamento che aprisse anche altre possibilità di consultazione. Da ultimo, il regolamento cimiteriale, che ha espunto tutta la parte relativa alla polizia municipale, alla polizia cimiteriale, che è già normata da tutta una serie di regole, come si trattano le salme, cioè il trasporto, tutti aspetti molto particolari che sono normati da leggi specifiche così. Abbiamo concentrato l'attenzione sugli aspetti più, non dico spiccioli, ma più pratici. Alla mano, più pratici, le dimensioni dei monumenti funerari che sono oggetto da sempre di discussione, chi costruisce un mausoleo, chi si deve accontentare della crocetta, così, senza arrivare a Napoleone, per cui tutti uguali, così, però dando delle dimensioni oltre le quali può andare, stabilendo anche a livello di decoro alcuni aspetti che possono sembrare ridicoli, la posizione della lucina rispetto a quella dei fiori, piuttosto, però che danno comunque un ordine, un decoro appunto ai nostri cimiteri. E quindi questo è l'aspetto sul quale abbiamo voluto di più concentrare l'attenzione. Sapete che abbiamo anche la nostra questione del fatto che i loculi si possano prenotare anche da vivi, cominciando già a pagarli, eccetera. Alcuni comuni invece decidono che si va in ordine man mano uno muore, si becca al posto. Noi abbiamo fino adesso, che l'abbiamo poi normato in questo senso, deciso che uno potesse anche comprarselo prima, ma anche per un motivo spicciolo di rientrare il prima possibile della spesa che fa per la realizzazione dell'opera. È una scelta che può essere condivisa o meno, ma insomma, ci è sembrata quella più confacente la nostra. Solo una cosa sulla commissione, perché quello di un politico ringraziando i più umani, eccetera. E abbiamo lavorato bene, ci siamo trovati sempre, anche parecchie volte, volevo vedere, calcolando quello che si trovano sulle commissioni, non c'è stato mai nessun problema, diciamo di schieramenti, di minoranza, maggioranza, eccetera. Abbiamo portato tutto sempre unanimità. Abbiamo accettato tutti i consigli portati, fatto modifica anche alla luce di quello che dicevano i membri, tra virgolette, indicati dalla minoranza, quindi proprio lo spirito che c'è una commissione positiva e di esempio. Tant'è che tante volte ci domandiamo quando ci troviamo chi è quali sono quelle maggioranze della minoranza a parte mandati i consigli, eccetera, perché effettivamente non è mai stata fatta nessuna logica di questo tipo qua. E quindi come commissione sicuramente è positivo, lavora bene. E adesso ci metteremo l'opera per quel regolamento che diceva il sindaco, che tra l'altro ci pensavo che in questi giorni
problema principale, diciamo, di quel regolamento sarà il discorso di Kindle, cacche di Kindle, che per parlare è chiaro. Però dovrebbe essere forse non solo quello, dovremmo allargare un po' il discorso di tutto quello che è il decoro e il mantenimento del paese, del territorio, che va forse in tanti aspetti, che magari dovrebbe un po' più ampio a scrivere dal discorso di sanzionare chi fa chi ha. Si trovare delle cose anche allargarle, comunque avere pensato che anche i cani ci manca, non so, non si volessi queste tante porcherie in giro che si vedono. E quindi ecco, faremo sicuramente quel lavoro di aiuto, però la cosa più positiva è quella di una commissione che lavora così, che lavora bene. E condivido con Roberto Bassi sul discorso che è stato importante fare queste cose, questi ragionamenti, questi regolamenti, proprio adesso, veramente, di dettare delle regole quando non c'erano dei problemi in atto, perché obiettivamente io credo che questa commissione anche da minoranza prima, porcata con questo fatto per regolamento del referendum, sinceramente veramente fanno, probabilmente al 90% della gente del nostro paese non gli interessa mai, giustamente, però sinceramente sistemare questa cosa era un punto che dovevamo anche fare, perché è assurdo qualcuno si decide determinate regole e imporle e far sempre quello che vuole. Questa cosa qua nel suo piccolo forse mette un tassello che in futuro un giorno ci avrà in mente e può conciliare con la fortuna a farlo. Ecco, proprio a punto tecnico, il testo che è uscito dalla commissione è quello che noi proponiamo, con alcune minime puntualizzazioni che il segretario, che ne ha fatto un esame oggettivo, ci ha segnalato, proprio per esempio il discorso del Consiglio Comunale viene in mente il fatto delle votazioni. Era la frase che definiva il fatto che nelle votazioni le delibere vengono approvate se il favorevole supera il contrario, non se i favorevoli sono la maggioranza dei presenti. Sembra sottile la cosa, ma se siamo in 10, 9 si astengono e uno vota favorevole, la delibera è approvata, perché gli astenuti non contano come contrari, ma contano come astenuti, giustamente. Ecco, la frase che c'era nel regolamento era un pochino più contorta, diceva che non si considerano, bisognava raggiungere la maggioranza, non considerando però nella maggioranza quelli tenuti ad astenersi, perché si astenge, cioè, era un pochino più complesso per arrivare esattamente a dire la stessa cosa, però lui l'ha sistemata dal punto di vista un pochino più chiaro, così. Quindi sono fatto un paio di precisazioni esattamente su questo, su quel referendum, mi sembra non abbiamo toccato niente, esattamente al testo, sì, però sempre quella cimitero. Su quel Consiglio Comunale c'era questo e forse un'altra sulla convocazione, non mi ricordo, su cos'era l'altro punto che lei menzionava, sì. Il discorso per esempio della riunione nella sala del municipio per comprovare esigenze anche in altro luogo, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate fonti di pubblicità. Sì, nel senso che se facciamo il Consiglio Comunale nel San Carlo, la verifica della sussistenza del numero legale, giusto per chiarezza, perché a volte si parla di numero legale ma non si comprende esattamente tecnicamente cosa significa, la presenza della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio Comunale, in questo caso 10 componenti, per avere il Consiglio Comunale garantito la maggioranza più di 6 praticamente. Mentre invece la prossima volta sarà di meno, sarà, esatto, perché veniamo battuti del 20%, ha battuto il numero, quello che l'impostazione, sì, diciamo, l'hanno discutato, lui ha aggiunto un paio di precisazioni. La validità, ecco, ad esempio, non concorrono a determinare la validità delle alleanze, c'è cioè aggiunta il discorso degli astenuti. In realtà l'astensione tecnicamente è una modalità di voto, quindi chi vota astenuto partecipa. Partecipa, non è che non è. Qui a volte, se non si sta attento, poi si interpreta
seconda della risposta, per cui si fa perché dal punto di vista scritto del tempo. Mi è sfuggito, ma chiedo, ammettiamo che su 10, 9 siano incompatibili per qualsiasi cosa, voto 1, così viene garantito, è proprio quel discorso che si diceva che uscisse ok, sì, e poi è specificato la compatibilità. Se tu hai una favorevole, uno ha avuto contrario, tutti gli altri si estendono. Perfetto. Okay. Favorevole devo superare il contrario. Okay. Quindi votati, consiglieri che scrivono che favorevole o contrario di assenso. Chiarifica anche l'estensione e si deve approvare quanto i voti favorevoli per la risposta. Ecco, poi c'è un altro aspetto che abbiamo specificato, il discorso della possibilità di rendere pubbliche le istituti attraverso anche i mass media, quindi televisione, per la facoltà data, c'è un passaggio che specificato. Sì, così. Esatto, sì. Di autorizzare le riprese anche da parte. Ecco, esatto, l'alternanza per il pubblico sono le registrazioni di video. La possibilità di commentare tramite mail c'è inserita, c'è sulle convocazioni. Ecco, convocare la visione convocazione con allegato all'ordine del giorno deve essere pubblicato contestualmente alla proprietaria nelle risorse bacheche o nel percorso alla proprietaria sul sito web. Questo è tutta la pubblicazione. No, la convocazione. La convocazione. Allora è convocato, però notificato gli altri avvisi iscritti dalla consegna di domicilio. Non si può scrivere, è inviata contestualmente anche l'indirizzo di vita, dice la sua consegna. È inviata contestualmente anche, noi potremmo anche mettere. No, all'inizio. Allora, io ho scritto ovvero tramite mail. Deve aver provato certezza che è stato. Che è stato questa cosa è il segretario che viene avendo su Facebook poi citato chi è la pelle come si è fatto gli eventi sì, no, lo mettiamo questa cosa qua se quindi c'è nessuno e l'altro e l'altro sì. E notificare gli altri iscritti e poi contestualmente inviata anche agli iscritti. È solo che se noi vogliamo rendere, cioè allora il concetto di indirizzo mail, di liberatore consigliere, dà l'indirizzo. No, cioè la certezza che sia stato notificato. Anche se tu vuoi evitare la misurilettura, clicchi in nulla, tu non sai se va letto. No, se le poste elettroniche certificate, io lo mando e va a dare praticamente. Cosa la posta elettronica certificata? Perché altrimenti la mail, certo. Perché di privato è difficile. Poi i privati non si dirigono, ma possono avere l'indirizzo del comune, anche quelli di sì, sì, sì. Quello comune non tossico, sì, certo. La possono utilizzare di no, magari una parola. E va anche a fare quella, come si chiama, la consegna dell'elenco delle libere capitolo, ma non è risposto nessuno, è troppo sbagliata, poi gli avranno la lettera. Quindi la legge, io penso che anche bisogna mandare il vigile per la giornata contraria, una lettera non so niente, però sì, ma adesso un po' questo è stato quasi si mette anche le persone chiedere va bene, lasciamo così va bene. Vi sono altre precisazioni? Posso chiedervi di fare un'unica votazione per i tre che vince l'ordine del giorno? Sì. Favorevoli? Sette.